benvenuti e grazie di essere qui in questo caldo sabato di maggio e di non essere scappati da questa terribile città. Del resto l'appuntamento meritava la vostra presenza perché quello che presentiamo oggi è un lavoro editoriale molto interessante che la rivista Medioevo, che tutti voi che siete appassionati credo conosciate, fa in due pubblicazioni, di cui noi oggi presentiamo la prima. Un lavoro degno di grande attenzione e di grande interesse, vengono presi in esame per ogni regione italiana due o tre luoghi particolarmente significativi e vengono presentati con la maestria e con tutta la bellezza di cui la redazione è capace, quindi con immagini veramente belle, veramente eccezionali, e questa volta anche con una serie di servizi di utilità per il lettore che sono sempre alla fine di ogni regione, e quindi indirizzi di riferimento per i luoghi da vedere, con i siti web dove ci sono, con i musei, con tutto ciò che può servire per andare a vedere sul posto qualcosa che ovviamente in cartaceo, per quanto bene possa essere reso, non sarà mai come una visita sul campo con i propri occhi. E questo è anche, credo, lo spirito con cui questa monografia è stata fatta, un invito a scoprire, a riscoprire il Medioevo nascosto italiano, un invito ad andarlo a vedere e uno strumento utile per girare l'Italia alla scoperta di questi luoghi meravigliosi. Come vedete, già solo la copertina che stiamo proiettando sullo sfondo dice tutto senza bisogno di tante parole. Quindi io non mi perdo molto in chiacchiere perché mi piacerebbe sentire dalla viva voce degli autori e dai responsabili di questo progetto tutto ciò che lo riguarda, su come è nato, su come è stato realizzato. E quindi io penso che lascerò la parola con grande piacere al dottor Andreas Steiner, che è direttore della rivista, e a Luca Pesante, che è uno dei collaboratori e più importanti responsabili proprio di questo autore, proprio di questo dossier. Grazie ancora a tutti di essere qui con noi oggi, spero che quello che vi racconteremo vi piacerà e vi inviterà a viaggiare per questo meraviglioso paese, e buon ascolto. Ringrazio l'amico Maurizio Carlino e la sua associazione e naturalmente tutti voi che, nonostante la bella giornata, siete benvenuti. Io in verità vorrei prima di tutto accennare a come è nata questa monografia, questa prima di una serie di monografie che vogliamo mettere in piedi. In verità non c'è nulla di più scontato, almeno se uno ci pensa, fare una pubblicazione che parli dei monumenti medievali in Italia. Però non l'ha ancora fatto nessuno, almeno di questi dei monumenti meno noti. Perché, ecco, come diceva giustamente Maurizio, la cifra di questa pubblicazione è proprio quella di parlare di un patrimonio che noi tutti diamo per scontato, che però è infinito ed è immenso. La spinta iniziale, in verità, che ci ha portato a pensare a questo progetto è stata data da due avvenimenti traumatici. Uno, dal terremoto dell'Aquila, che ha coinvolto, distruggendola, una città medievale, non dimentichiamolo, nonché, più di recente, il terremoto meno devastante, però altrettanto incisivo, che è stato quello dell'Emilia Romagna, che ha coinvolto e tuttora dobbiamo capire come risanare queste ferite, ha coinvolto un intero territorio nelle sue piccole manifestazioni monumentali, che però sono proprio quelle di cui noi volevamo e vogliamo parlare nelle nostre monografie. Ho girato un po' anche ai nostri collaboratori e gli ho chiesto: dov'è questo posto? Sembra un posto famoso.
verità erano pochissimi a rispondergli tra gli stessi nostri colleghi medievisti, medievalisti. Questa è una città murata del Veneto, Montagnana. Uno, all'interno del numero la trattiamo in mezza pagina. Immaginate cos'altro c'è in questo paese. Ora, questo patrimonio diffuso è unico al mondo. Ci sono altre nazioni nostre, conterranee, europee, che hanno delle bellezze paragonabili, ma mai in questo numero e mai in questa entità. Questo patrimonio è minacciato da tanti avvenimenti, non soltanto gravi e devastanti come quelli accennati del terremoto, quanto dalla nostra, ci metto in prima istanza, ignoranza e incuria. Naturalmente non parlo di alcune situazioni virtuose, e ce ne sono tante. Se pensiamo alla cittadina di Benzone nel Friuli, che è stata distrutta da un terremoto, dal famoso terremoto del Friuli, è stata filologicamente ricostruita con un impegno straordinario. In questo numero li dedichiamo ampio spazio, perché è un esempio principe di come dovremmo considerare il nostro patrimonio monumentale e come dovremmo affrontare la sua manutenzione e ricostruzione in campi di istruzione. La incuria, la ignoranza si manifesta però, nonostante tutto, in maniera molto, molto palese in altre situazioni. Allora, con questo numero non abbiamo la presunzione di dimostrare tutto quello che c'è da vedere nell'Italia centro-settentrionale, sarebbe una pretesa impossibile. Però, già sfogliando questo numero, che è anche una guida, perché ci sono indicazioni, ci sono segnalazioni di luoghi, ci sono cartine geografiche che fanno vedere come ci si arriva, già questo numero è un piccolo inventario, una piccola guida inventaria che dovrebbe condurci e far sì che noi ci rivolgiamo con rinnovato interesse a quello che abbiamo. Allora, la parte iniziale, la parte introduttiva che ha curato Luca Pesante, che è stato alla mia destra, introduce la parte più sistematica parlando di alcuni luoghi simbolo delle nostre città medievali. Buonasera. Sarò in realtà breve, anche perché il direttore ha già esemplificato tutte le ragioni, i significati di questo dossier di Medioevo. Io nell'introduzione, perché poi di quello mi sono occupato, il resto è in realtà opera di altri grandi, validi collaboratori della rivista. Nell'introduzione ho cercato di dare una chiave di lettura appunto al Medioevo nascosto in Italia, cioè cercare di capire quali sono gli strumenti utili per saper leggere il Medioevo in Italia. Ho iniziato citando quello che secondo me è uno dei più intelligenti storici del Medioevo ancora vivente, che è Jacques Le Goff, e lui dice, cercando di capire come viene vista l'Italia da fuori nei secoli medievali, lui dice: l'Italia è donna nel mondo medievale, gli altri sognano di possederla in vario modo e talvolta vi riescono. E come
accade ancora oggi, uno sguardo esterno, uno sguardo, un punto di vista terzo serve per capire chi siamo, serve per capire la nostra natura. E appunto in quegli anni, in quei secoli, l'Italia è vista innanzitutto come un insieme di città. E questo serve per capire forse anche la forte, la marcata regionalizzazione che ancora oggi si riscontra nella nostra nazione. Cioè un insieme di grandi città, ognuna, ciascuna con una sua cultura propria, una sua cultura estremamente identitaria. In questo abbiamo anche separato, appunto, diviso i due dossier, in Italia centro settentrionale e Italia centro meridionale, anche perché esiste una naturale separazione, in quanto la parte centro settentrionale si caratterizza, come sapete, per la civiltà comunale, dunque tutto l'insieme di liberi comuni che si vengono a formare soprattutto nell'undicesimo secolo, alla fine dell'undicesimo secolo, che a differenza dell'Italia centro-meridionale assumono una libertà particolare, dunque i comuni gestiti da comunità di cittadini, i consules, ancora oggi tante aule pubbliche dei palazzi comunali italiane sono definite dal numero dei consules, viene in mente Firenze o il Palazzo dei 500 adesso. E mentre nell'Italia meridionale esiste una forte presenza della corona, dunque è un territorio che in teoria è un sistema di governo che lascia meno spazio all'autonomia di governo urbana. In realtà, come abbiamo cercato di spiegare nell'introduzione, l'uomo medievale non osserva, non vede come potremmo fare noi oggi. Lo sguardo dell'uomo medievale è profondamente diverso. Lui è particolarmente attento alla realtà simbolica, alla realtà trascendente. La stessa idea di bellezza che noi oggi vediamo appunto nelle grandi cattedrali gotiche medievali oppure nei grandi palazzi comunali, quello che noi intendiamo come bellezza nel Medioevo non era visto allo stesso modo, ma in realtà lì è la potenza del simbolo che si traduce appunto in bellezza. Oggi il Medioevo è molto più presente di quello che noi possiamo immaginare. La nostra percezione estetica della realtà è pesantemente condizionata dal Medioevo, dalla cultura medievale e dagli uomini del Medioevo. Noi molto spesso abitiamo gli spazi costruiti nel Medioevo, ancora oggi chiamiamo strade con nomi medievali o a seconda delle corporazioni che vivevano in quelle strade. La suddivisione delle piazze rispecchia ancora una suddivisione medievale, ad esempio quasi in ogni città medievale esistono generalmente tre grandi luoghi di potere separati: una piazza, ad esempio, che celebra il potere spirituale, un'altra piazza che celebra il potere del governo, il potere laico, e poi la piazza del mercato, la piazza che celebra l'altro grande elemento della civiltà medievale, che è appunto il commercio. E ancora oggi in molti casi non è cambiato niente, la struttura delle città è esattamente come quella di 6-7 secoli fa. Va benissimo preservare le cose nostre per la fruizione dei turisti, che venga, però soprattutto, e questo è, su questo insisto, dobbiamo preservarlo per noi, perché è una nostra eredità verso la quale spesso abbiamo un atteggiamento subalterno, nel senso che è come se fossimo un po' consapevoli di non meritarcelo e diciamo va bene, allora perlomeno conserviamolo, puliamolo, mettiamolo a posto, perché quando vengano i turisti, che
possono essere prima i tedeschi, perché prima sono i russi, poi saranno i cinesi, poi saranno i giapponesi, speriamo che vengano logicamente, ma almeno loro facciamo bella figura, è giusto, va bene, però dobbiamo fare un salto di qualità, dobbiamo conoscere quello che è nostro in maniera tale che ne possiamo andare fieri, e si conosce solo quello, o si vede solo quello che si conosce, questa è un'altra funzione. Allora, qui questo fascicolo qua ha una parte che è un elenco telefonico, io lo ammetto, a parte i saggi introduttivi dedicati ai singoli grandi monumenti minori, ci sono, perché è impossibile coglierli tutti, c'è un elenco di suggerimenti che non abbiamo potuto fotografare perché sennò di pagine ce ne servivano 100 volte tante, però che segnaliamo come mete da andare a vedere, in maniera tale che noi ce ne riappropriamo. Noi dobbiamo riappropriarci di quello che abbiamo a livello conoscitivo per poterlo amare nuovamente e per poterlo sentire nuovamente nostro, e poi naturalmente possiamo anche cederlo a chi viene da fuori, di chi lo vuole vedere. Questo è un punto su cui volevo insistere. Il titolo scelto per l'introduzione è un titolo che spiega molto bene tutto quello che stiamo dicendo, Un'altra Italia. E in effetti è un'altra Italia il nostro Medioevo nascosto, come se fosse una realtà parallela, in molti casi ignota. L'unica cosa che mi viene in mente rispetto alla nostra responsabilità sul passato è che ogni intervento contemporaneo, questo vale a livello urbanistico ma anche a livello monumentale, artistico, ogni intervento contemporaneo, dunque l'architettura contemporanea, in molti casi è, mi viene in mente adesso anche l'esempio, il vostro esempio qui a Milano per gli ultimi lavori di restauro alla Scala, ogni intervento contemporaneo serve per far rivivere il passato. Questo è la ragione principale di molti lavori appunto contemporanei. Serve per far rivivere ciò che difficilmente riesce a vivere senza altri sostegni. E dunque fondamentale è quello che si è detto anche prima, fondamentale è saper riconoscere, cioè se non conosciamo il nostro passato non siamo in grado di osservarlo né di riconoscerlo e tantomeno di tutelarlo.